Buongiorno Giancarlo, grazie come sempre per la tua disponibilità. Questa volta affrontiamo con te, in occasione di questo nuovo appuntamento, un tema, un altro tema direi molto, molto attuale, ma anche molto sentito dai cittadini. Faccio riferimento al salario minimo. Precisamente alla bocciatura del salario minimo, all'ipotesi di salario minimo che è stata appunto fermata alla Camera, creando anche in aula una certa bagarre, no? Tra opposizioni, governo, c'è stato un certo battibecco. E in mezzo a governo e opposizioni che si dividono sul tema dei salari minimi, quel che è certo, direi, è che i cittadini desiderano e hanno il diritto di godere di salari quantomeno dignitosi. Ecco, comincerei facendoti una domanda generica, più ampia, ma che credo sia fondamentale per inquadrare il punto di vista. Vorrei quindi chiederti cosa ne pensassi dell'ipotesi salario minimo e conseguentemente della decisione del governo di non portare avanti questa proposta avanzata dall'opposizione, che per alcuni era una sorta di reminiscenza del reddito di cittadinanza, alcuni già insomma temevano potesse essere un reddito di cittadinanza 2, no? Quindi ti sottopongo questo spunto. Innanzitutto buona giornata a te, a Asia e a tutti gli ascoltatori. Ma la domanda ha una risposta, se vogliamo, lapidaria, nel senso che personalmente ritengo l'introduzione di un salario minimo una cosa, nella migliore delle ipotesi, inutile, nel senso che c'è un mercato e il mercato stabilisce quali debbano essere i salari. Chiaramente sotto un certo livello non si può andare, ma non siamo, non è che immettere per legge un salario minimo fa sì che si risolvano i problemi, perché purtroppo sappiamo che non è che tutti i lavori in Italia sono regolari, insomma, sappiamo anche che c'è una parte che appunto viene considerata normalmente, insomma, diciamo in nero, nel senso non ufficiale, per cui magari si può, quando il salario raggiunge certi livelli, diciamo così, bassi, spesso si entra nell'illegalità. Però se bastasse mettere una legge per risolvere questo problema, sarebbe troppo bello per tutti. Nella realtà, come spesso succede, io lo ripeto magari in maniera ossessiva, ma come spesso succede nel campo economico, non sono le leggi a far funzionare l'economia. A far funzionare l'economia sono appunto delle strutture appunto compaiono, ma non all'interno del nostro Parlamento, cioè non è il Parlamento che deve decidere. Ci sono appunto dei settori economici per cui alcuni hanno un salario minimo, un salario basso, altri hanno un salario alto, ma è deciso non da appunto un'entità, è deciso dal fatto che, per fortuna o purtroppo, non tutti i lavori sono uguali. È chiaro che, faccio un esempio, ma banale, ma insomma per rendere l'idea: l'introduzione di un aspetto tecnologico è chiaro che può abbassare, far abbassare i salari. L'esempio classico, diciamo, con l'introduzione del telepass, è chiaro che incide sul salario che avranno i cosiddetti casellanti, cioè le persone che, ecco, prima dell'introduzione del telepass, è chiaro che il casellante aveva anche una certa così, possibilità di contrattare il suo stipendio.
Oggi è chiaro che questa possibilità di contrattare il suo stipendio viene meno perché gli dicono, beh, inserendo un telepass io riesco ad avere dei livelli più bassi, diciamo, delle spese inferiori. Di conseguenza, tutto questo, ripeto, è dettato dall'economia e appunto, non si può entrare dicendo, cioè, faccio l'esempio, se si dovesse, come posso dire, imporre un salario minimo e questo salario minimo facesse miracolosamente, diciamo, così risolvere tutti i problemi di carattere economico, saremmo tutti contenti. Nella realtà, ripeto, purtroppo non è così. Ci sono persone che capisco hanno un reddito basso e ci sono persone che hanno un reddito alto, ma ripeto, non è l'introdurre un salario minimo che fa sì che tutte queste problematiche si possano risolvere. Quindi, purtroppo, ecco, io non sono troppo favorevole ad una legge sul salario minimo, anche se so che diversi stati hanno inserito legge. Però, come ci sono stati che hanno inserito per legge un salario minimo, ci sono altri stati che invece non lo hanno inserito. Eppure, anche, cioè, non per questo i cittadini di quegli stati sono, quelli che non hanno un salario minimo, sono maggiormente sfruttati, perché ci sono stati come ad esempio la Svezia, che è chiaramente, insomma, hanno anche dei redditi piuttosto elevati, non viene immesso un salario minimo. Di conseguenza, ecco, ripeto, purtroppo l'introduzione per legge di un salario minimo, a mio avviso, non risolve i problemi. Non dico che li complichi, ma non risolve i problemi e di conseguenza, anziché dire che è dannoso, dico che è inutile. Ecco, questo è l'aspetto che mi volevo sottolineare. Non dannoso, ma inutile. E allora io mi ricollego proprio a questo tuo spunto, perché facevamo riferimento nella nostra introduzione al reddito di cittadinanza e quindi è evidente che il reddito di cittadinanza abbia comportato non pochi problemi, non poche conseguenze nel mondo del lavoro e in primis tra i lavoratori, no? In qualche modo c'è chi ha denunciato l'aver disincentivato la spinta a cercare lavoro, a mettersi in gioco, per cui ecco ti chiedo alla luce di quanto commentato a proposito del salario minimo, se pensi che questa ipotesi, oltre a essere inutile, potesse essere anche disincentivante, potesse davvero essere una sorta di nuovo reddito di cittadinanza sotto altra forma, ma comunque una reminiscenza, una falsa riga la precedente proposta proveniente dal mondo dei pentastellati. Guarda, il reddito di cittadinanza è un aspetto del welfare, cioè noi, lo Stato, anzi, deve per forza aiutare le persone che sono in difficoltà. Non sarebbe un buono Stato, diciamo, non sarebbe un buon paese non avere un welfare, cioè obiettivamente ci sono persone che o per questioni fisiche o per altri motivi, insomma, si trovano in una situazione di difficoltà. Queste persone vanno aiutate. Purtroppo in Italia, con la questione del reddito di cittadinanza, si è pensato che l'unica maniera per aiutare le persone sia il reddito di cittadinanza. Non è così, cioè non è che prima del reddito di cittadinanza le persone in difficoltà in Italia morivano di fame e dopo l'introduzione del reddito di cittadinanza invece tutte le persone stavano nel più completo benessere. Purtroppo non è così. Ma ripeto, il reddito di cittadinanza, chiamiamolo appunto, possiamo declinarlo in modi diversi,
ma è un aiuto che dovrebbe essere temporaneo per appunto andare incontro alle esigenze di persone che si sono trovate in difficoltà. Il salario minimo è una cosa un po' diversa, nel senso che obiettivamente, naturalmente, i salari dovrebbero essere, diciamo, di un importo che diano al lavoratore la possibilità di vivere in maniera, come suol dirsi, dignitosa. Quindi è chiaro che la cosa principale che deve fare uno Stato, anziché un salario minimo, è quello di creare posti di lavoro. Se si creano posti di lavoro, allora si aiuta la popolazione. Se invece si impone solo un salario minimo, magari possiamo aiutare una parte della popolazione, ma a scapito di altre. Non è detto, mentre se noi aumentiamo i posti di lavoro, è solo un aspetto positivo, questo non ha non ha una controindicazione. Quindi quello che deve fare lo Stato è cercare di, utilizzando naturalmente i mezzi che ha a disposizione, ma di sviluppare l'economia, non di dargli delle imposizioni. Io insisto un po' su questo aspetto qua, forse sono anche ripetitivo, però la verità è proprio questa, cioè anziché dare delle imposizioni, lo Stato dovrebbe cercare di sviluppare l'economia e quindi utilizzare naturalmente ciò che ha a disposizione, che naturalmente deriva dal fisco, ovviamente, cioè le persone pagano delle imposte, questi soldi arrivano allo Stato, il quale deve naturalmente gestire lo Stato e quindi pagare i dipendenti pubblici, naturalmente, ma in più deve anche cercare di sviluppare appunto l'economia del paese, creando ulteriori posti di lavoro. In questa maniera si aiuta la popolazione. Per questo dico, dicevo sul salario minimo, quell'aspetto, cioè non è di per sé un danno. Poi attenzione, ecco, sul salario minimo magari è giusto anche fare una considerazione di questo tipo. Noi stiamo parlando del salario minimo come se fosse un importo sul quale tutti concordiamo. Nella realtà, adesso noi sappiamo che in Italia si è parlato di questi 9 euro l'ora, quindi noi continuiamo a pensare che questo debba essere il salario minimo. Perché non 10? Perché non 11? Perché non 7? Cioè, anche lì, ritorno sui miei discorsi, ogni volta che si impone qualche cosa, non è detto che si impone un importo corretto, perché magari l'importo migliore poteva essere, ripeto, 10 euro o 11 euro, non 9, oppure 7 euro o 6 euro. Quindi, e questo è un altro aspetto da tenere in considerazione. Quindi l'economia deve svilupparsi, lo Stato deve fare di tutto per sviluppare l'economia e quindi creare posti di lavoro. Così aiuta la propria popolazione, con il salario minimo, nella realtà non dà un grande aiuto alla propria popolazione. Questo è il mio parere. Sì, ecco, più che imposizioni, probabilmente sarebbe giusto avere delle soluzioni, provare quantomeno a evidenziare delle soluzioni, possibili soluzioni, ecco. E, tu
tu hai avanzato un'ipotesi, quella di creare più posti di lavoro, e mi anticipi quindi una domanda, perché ti avrei proprio chiesto quale eventuale alternativa, proporresti al salario minimo. Credo sia evidente, garantire, un'economia, in crescita che permetta al governo di puntare su settori fondamentali, quindi garantire uno sviluppo del settore economico nel nostro paese e conseguentemente favorire la creazione di posti di lavoro. Ecco, in questo contesto attuale, trovare lavoro non è ancora così facile. I dati attestano dei miglioramenti e un conseguente abbassamento del tasso di disoccupazione nel corso dei primi mesi di governo del Premier Giorgia Meloni, ma evidentemente il problema dei posti di lavoro è ancora esistente e farsi strada non è sempre così facile. Quindi ti chiedo come si può trovare questa soluzione, come anziché puntare su un salario minimo si potrebbero creare posti di lavoro in Italia. E arriviamo proprio al nocciolo della questione, cara Asia, nel senso che tu hai toccato il punto nevralgico. Allora io mi pongo una domanda che anticipo subito che sia una domanda retorica e mi chiedo perché nasce oggi il problema del salario minimo in Italia? O meglio, sappiamo che non nasce proprio oggi, però diciamo che nasce negli ultimi anni. Allora, cerchiamo di vedere la cosa, non dico in maniera storica, ma quasi, cioè vediamo cosa è successo in Italia dal dopoguerra in poi. Allora, nella prima parte, diciamo, al termine della Seconda Guerra Mondiale, ovviamente il periodo della ricostruzione, perché sappiamo tutti la distruzione della guerra. Poi è seguito un periodo del Il boom economico e la seconda parte, in particolare degli anni 50 e la prima parte degli anni 60, abbiamo avuto un boom economico. Poi abbiamo avuto gli anni dell'inflazione. Poi abbiamo avuto un altro più piccolo, diciamo, boom economico negli anni 90. E poi chi mi segue anche sul mio canale lo sa perfettamente. E poi è successo qualche cosa che ha cambiato radicalmente il settore economico in Italia, cioè siamo entrati nell'euro. Questo è, a mio parere, il motivo per il quale abbiamo dovuto. Perché prima, ma abbiamo dovuto, diciamo, utilizzare i salari per cercare di rimanere competitivi. La competitività precedentemente ce la dava una moneta nazionale che effettivamente si svalutava. Non è una bella cosa che si svaluti, ma comunque permetteva al tessuto economico di rimanere competitivo. Allora, chiariamo, penso di non sbagliarmi, 1961 la lira è considerata, diciamo, la miglior moneta al mondo. Arrivavamo, ripeto, dal boom economico, eravamo in pieno boom economico, va benissimo, quindi in tutti quegli anni la lira non si svalutava, ma i nostri salari aumentavano, i posti di lavoro aumentavano, avevamo, ripeto, il boom economico. Poi arrivano gli anni dell'inflazione e gli anni dell'inflazione, ovviamente, per l'Italia che aveva un'inflazione superiore rispetto a quella degli altri paesi, gli anni dell'inflazione, cioè gli anni 80, in particolare sono anni di inflazione per tutti i paesi del mondo, ma in particolare per l'Italia, cioè mentre in altre parti l'inflazione è arrivata al 14-15%, da noi arrivava al 20%. In più da noi quegli anni quell'inflazione è durata più a lungo rispetto ad altre. Allora, quell'inflazione ovviamente ha fatto
diminuire il valore della nostra moneta. Ma questa diminuzione del valore della nostra moneta comunque ci ha permesso di rimanere competitivi. Con l'introduzione dell'euro, quindi 1999, perché ricordiamolo sempre, le banconote euro sono entrate il 1° di gennaio del 2002, ma l'introduzione dell'euro è quando viene fissato il cambio, e il cambio era stato fissato al 31 dicembre del 1998 o 1° gennaio 1999. Le persone, insomma, della mia generazione ricordano perfettamente il cambio, perché era un numero stranissimo, 1936,27, il cambio tra la lira e l'euro. Ma fissato quel cambio, è chiaro che la svalutazione della lira non poteva, non solo non funzionava, non ci poteva essere, cioè fissato il cambio non ci sono variazioni. Di conseguenza è come aver fissato il cambio con il marco tedesco a 990, perché in quel momento ci volevano 990 lire per un marco tedesco. Adesso sono passati da 24 anni, ma in questi 24 anni, ahi noi, purtroppo, insomma, l'economia tedesca si è sviluppata molto di più dell'economia italiana, eppure il cambio è rimasto fermo. Come abbiamo potuto mantenere la nostra competitività a livello internazionale? E qua la devo dire la parola, svalutando le retribuzioni, svalutando gli stipendi. E oggi abbiamo quindi un problema di svalutazione degli stipendi, e quindi abbiamo un problema di salario minimo, ma è un problema che ci siamo, siamo al quale siamo andati incontro per aver aderito alla questione della moneta unica. Io lo ribadisco per l'ennesima volta, ma insomma è bene ribadirlo. A mio parere, ogni stato deve avere una moneta, per cui o raggiungiamo gli Stati Uniti d'Europa, io sarei contrario, ma quindi facciamo un unico Stato, e allora a quel punto l'euro diventa un'unica moneta, esattamente come il dollaro negli Stati Uniti. Ci sono 50 Stati diversi e hanno un'unica moneta, perché è un'unica nazione. Quindi o facciamo una cosa del genere, e allora va bene l'euro, ma avere 20 stati diversi che adottano l'euro e una moneta unica, la cosa non funziona, nel senso che avvantaggia qualcuno e svantaggia qualcun altro. Quindi, torno alla tua domanda. Oggi è più difficile creare posti di lavoro anche proprio perché quel cambio è stato fissato. Per cui, purtroppo, io lo dico con grande rammarico, molti dei nostri giovani si vedono quasi costretti ad andare a lavorare all'estero, perché ci sono retribuzioni molto superiori a quelle italiane. Ma questo è dovuto all'aver introdotto una moneta che non rappresenta la nostra economia. Per la nostra economia l'euro è una moneta sopravvalutata. Se noi dovessimo tornare alla lira, è chiaro che la lira, o chiamiamola come vogliamo, nuova lira, insomma, è chiaro che nel cambio con l'euro sarebbe svalutata nel cambio rispetto all'euro. E quindi vuol dire che l'euro che noi utilizziamo adesso è una moneta sopravvalutata per la nostra economia. E questo naturalmente ci porta a delle problematiche, tra le quali appunto quella di avere stipendi bassi. Purtroppo questa è la verità. E a tal proposito ti sottopongo un altro spunto, perché hai giustamente fatto una sorta di excursus, di ricostruzione, perché senz'altro è fuori discussione che tanti dei problemi attuali hanno radici
molto più profonde e quindi l'origine risiede in qualcosa che sta più indietro nel tempo. E farei quindi anch'io un excursus, perché con l'ipotesi del salario minimo c'è chi anche ha palesato l'ipotesi delle gabbie salariali di lontana memoria in realtà, perché sono cambiate nel corso del tempo, però insomma l'introduzione siamo veramente agli anni del regime fascista, al primo governo Mussolini. Quindi ecco, ti chiedo se l'ipotesi per cui più è alto il costo della vita, più la paga dovrebbe essere alta e viceversa, possa essere una soluzione, se non azzeccata, quantomeno valida. O al contrario, in questo modo, secondo te, si rischia solo di frammentare ulteriormente l'economia italiana e geograficamente quasi riportare in auge l'antica questione meridionale? Beh, obiettivamente, se una persona ha uno stipendio in una certa zona dell'Italia e ha lo stesso stipendio in un'altra zona dell'Italia, nella realtà non ha lo stesso tenore di vita. Cioè, ha lo stesso stipendio come importo, ma non ha lo stesso tenore di vita, perché in alcune zone il costo della vita è superiore rispetto ad altre zone. Ma questo, diciamo che nel comparto privato c'è già una specie di aggiustamento, nel senso che nelle zone d'Italia più sviluppate è vero che le retribuzioni sono mediamente più elevate, che nelle zone più depresse invece chiaramente avviene il contrario. Il problema qual è? È che chiaramente ci sono anche i lavoratori pubblici. Allora, il lavoratore non è che lo Stato può dare uno stipendio ad una persona che lavora in Lombardia diverso da quello che fa la medesima cosa, per esempio, in Calabria, no? Però è ovvio che il professore che insegna in Lombardia poi si trova ad avere dei costi della vita, come l'affitto, come altri costi, superiori rispetto al professore che invece insegna in Calabria. Quindi questo è un problema che però è difficile da risolvere, proprio perché se siamo un unico Stato, stabilire appunto per persone che hanno esattamente la stessa professione, stabilire che abbiano degli importi diversi è un po' difficile, insomma. Poi noi siamo effettivamente un unico Stato. Spesso così sottolineiamo la differenza tra le varie regioni, ma ricordiamo che questo è niente confronto a quello che succede invece da altre parti che sono stati federali, cioè. Faccio sempre l'esempio, ma la Germania e la Spagna soprattutto non hanno le nostre regioni, hanno proprio degli stati differenti all'interno della regione, cioè sono stati federali. Noi assomigliamo di più da un certo punto di vista alla Francia che no. Però ecco, questo crea il problema che hai detto. Le gabbie salariali, in effetti esistono già, tra virgolette, nel comparto privato, e nel comparto pubblico non esistono, ma ritengo anche che sia difficile che un giorno possano essere introdotte. Cioè io, sì, può darsi che magari qualche regione possa dare degli incentivi. Qualche regione più ricca, diciamo, degli incentivi ai propri lavoratori pubblici, e quindi è come se guadagnassero un po' di più, diciamo. Però non è un problema che si risolve molto facilmente. Ed è anche che io penso che siamo tutti italiani dal Trentino Alto Adige alla Sicilia, quindi. Per il momento sono contrario appunto ad avere stipendi differenti, soprattutto per quanto riguarda i dipendenti pubblici. Ecco, questo è.
Ritengo che sia ancora la cosa più logica, insomma, non addentriamoci, altrimenti, insomma, magari le cose poi possono prendere una certa piega e antipatica, mettiamola così, cioè restiamo italiani, parliamo tutti la stessa lingua, per la stragrande maggioranza siamo tutti della stessa religione, insomma, abbiamo tantissime cose in comune e non andiamo a dividerci, ecco. Certo, mi sembra un'analisi più che corretta, ero però curiosa di sapere la tua alla luce proprio di alcune considerazioni che sono emerse dopo la bocciatura del salario minimo. E quindi per concludere, ti faccio una domanda un po' meno tecnica, ma comunque personale, perché in un contesto in cui il governo affossa l'ipotesi di salario minimo, tra le opposizioni regna pura demagogia, c'è chi già parla di un populismo inverso, no? Per cui si è dato alle destre di essere populisti e forse lo sono invece i partiti di sinistra. Insomma, la bagarre esiste anche fuori dal l'Aula, evidentemente. Ecco, ma il problema poi, come sempre, ricade sui cittadini. Molti sono evidentemente preoccupati per stipendi bassi, in un contesto invece nel quale i rincari sono praticamente all'ordine del giorno. Ecco, a questi cittadini preoccupati, che cosa diresti? Che consiglio daresti? Mi fai una domanda alla quale però è veramente difficile dare una risposta perché, ripeto, purtroppo soluzioni in questo campo, soprattutto soluzioni facili, non ci sono. Hai detto bene tu che sul salario minimo l'opposizione al governo ha trovato un argomento, e qua userei anch'io il termine, un argomento molto populista, perché voglio dire, allora. Faccio una provocazione. Mettiamo 30 euro l'ora di salario minimo e così cosa facciamo? Abbiamo sconfitto la povertà? No, se mettiamo 30 euro come salario minimo, di sicuro tanto creiamo una marea di lavori in nero perché chiaramente altrimenti le aziende falliscono se non, tanto creiamo lavoro in nero. E poi invece creiamo anche tanti disoccupati, no? Quindi, ripeto, non è semplice trovare una soluzione. E essere dalla parte del salario minimo è facile, no? Cioè, dire, ah, tu non vuoi che le persone guadagnino più di una certa cifra. No, io vorrei che guadagnassimo tutti ma quello che dico è che imporre una legge per cui appunto non si possa andare sotto non risolve i problemi. Purtroppo, cioè, ripeto io, se risolvesse i problemi questo fatto, sarei il primo. Dico che non risolve i problemi e dico che è un aspetto, diciamo, come ho definito prima, è una battaglia populista perché chiaramente si potrebbe pensare che chi è contro un salario minimo sia per lo sfruttamento, mentre chi è a favore invece vuole il benessere comune. Purtroppo non è così. Ma ripeto, proviamo pure il salario minimo, cioè arrivo a dire questo, mettiamo questi 9 euro e poi andiamo a vedere, ci ritroveremo Asia tra, se dovesse, adesso sappiamo che non è passata la legge, ma se dovesse passare la legge e si introducesse il salario minimo, Asia, fissiamo già un appuntamento tra un anno, 2 anni e poi vediamo se questo che diciamo che cosa, che soluzione ne è venuta, ne è scaturita, oppure se, come ho anticipato io prima, non sia una soluzione e quindi, pur non essendo qualche cosa che abbia peggiorato l'economia in Italia, però è stato ininfluente. Quindi, secondo me, ripeto, nella migliore delle ipotesi, introdurre il salario minimo non dà un vantaggio alla nostra economia. Quindi sarei
dall'idea di non introdurlo, ma se lo dovessimo introdurre, sarei curioso di vedere quali sarebbero le conseguenze di questa introduzione del salario minimo. Per ora appunto non è stato introdotto, quindi non possiamo darci appuntamento effettivamente per tirare le somme, però accetto volentieri questo invito. Se dovessero esserci modifiche, avremo modo poi di analizzare un po' la situazione. Io Giancarlo ti ringrazio come sempre per le tue analisi attente e approfondite, per i tuoi commenti e ti auguro una buona giornata. Grazie Asia e naturalmente alla prossima.